Importanti lavori sono stati effettuati al Chuck City di Rocca San Giovanni. La società Adriatico Comunicazione, che da 10 anni gestisce la struttura, ribadisce la volontà di investire nel futuro del cinema sul territorio. Francesco Di Nardo, direttore del Chuck City Policenter, che è il primo cinema in Abruzzo ad aver completato i lavori utilizzando i fondi del PNRR. Assolutamente sì, siamo contentissimi di aver ultimato appunto questo grande progetto con fondi europei, insomma, che piano piano stanno arrivando. Insomma, noi abbiamo anticipato il grosso, un intervento da circa 600.000 euro che ci ha permesso, insomma, soprattutto di migliorare l'efficienza energetica della struttura, chiaramente con i costi energetici aumentati un po' per tutte le attività. Diciamo che era un intervento fondamentale per poter continuare la nostra attività nel migliore dei modi. Sono stati introdotti anche nuovi impianti di proiezione. Infatti abbiamo sostituito tutti i vecchi proiettori con lampade aloxeno, che come sappiamo hanno breve durata e alti consumi oltre a una luminosità relativa, con lampade al fosforo e laser RGB che hanno una durata di vita lunghissima, di decenni, hanno una migliore qualità e una migliore luminosità, quindi diciamo risolvono anche il problema della retroilluminazione, che magari può sembrare un po' è flebile rispetto alle TV di casa, diciamo, per intenderci, quindi potenzia anche questo aspetto e ci fa chiaramente risparmiare qualcosina in bolletta. Sicuramente non è l'unico intervento, in questo senso va anche la centrale fotovoltaica che abbiamo installato sul tetto della struttura, quindi adesso siamo anche produttori di energia, cosa che ci aiuta ulteriormente a compensare, e abbiamo anche ottimizzato il sistema di condizionamento delle sale con appunto una nuovissima tecnologia che si basa su la rilevazione dei livelli di CO2 in sala, e quindi in base a quello capisce quanto alimentare o meno il raffreddamento o il riscaldamento in sala. Insomma, le sale sono belle e pronte, ma parliamo di cinema. Parliamo di cinema. Dopo un 2023 molto positivo per l'industria nel suo complesso, ma anche per il cinema italiano. Ora sembra scontato parlare del film della Cortellesi, però di fatto è stato un fenomeno italiano e ora mondiale. Il 2024 ha anche iniziato molto bene e adesso ci aspetta, diciamo, un'estate con Cinema Revolution, che è l'iniziativa del Ministero della Cultura, che prevede un biglietto scontato a 3,50 per tutti i film di nazionalità italiana e europea. Quindi purtroppo non rientreranno tutti i film, però quelli italiani e europei assolutamente sì. Per tutta l'estate fino a settembre noi riproporremo anche vecchi classici della Titanus, come Il Gattopardo, per fare un esempio, a 3,50, quindi consultate il nostro sito, insomma, per tutta la programmazione. E ci saranno anche grandi film evento internazionali come Inside Out 2, che arriverà nelle nostre sale il 19 giugno.